abbiamo pensato di approcciare il tema di questo seminario, di questo lavoro che avete organizzato, affrontando la parte storica delle origini dell'alloggio fino ai nostri giorni, seguendo il filone dell'alloggio minimo. Quindi partiamo con un'analisi degli alloggi post rivoluzione industriale, arriviamo al secondo congresso dei CIAM del 1929, nel quale viene definito e vengono definiti i parametri dell'alloggio minimo, sia dal punto di vista spaziale, funzionale ed ergonomico, e questi parametri verranno poi utilizzati e studiati sulla base di numerose ricerche fatte da diversi architetti che lo contestualizzano nei successivi periodi storici, quindi dal 29 si va agli anni 50, 60 fino ai nostri giorni, dove porteremo un esempio di alloggio minimo a Rotterdam di 15 metri quadrati nel quale sono contenute tutte le funzioni abitative necessarie alla vita. Tutto il Novecento sono state realizzate molte sperimentazioni, alcune più all'avanguardia, alcune forse troppo all'avanguardia per l'epoca. È stato tutto un progresso di pensiero, quindi credo che tutto sia stato importante per arrivare fino ai nostri giorni.